L'ornitottero era una macchina inventata da Leonardo nel 1400. Leonardo era l'inventore di queste macchine volanti perché voleva far volare l'uomo. L'ornitottero consiste che è fatto in legno e tela. Consiste che la persona si mette in modo verticale e mette le braccia attraverso questi fori. Poi va su una collina, prende una piccola rincorsa e salta in modo che vola. Deve essere uno strumento per volare. Che doveva essere formato due ali che rappresentavano i pipistrelli e il pilota al centro. Il pilota si posiziona al centro, questo per far mantenere l'equilibrio alla struttura. Inoltre la parte centrale delle due ali sono fisse, mentre le parti più estreme sono mobili, questo per garantire la direzione del meccanismo. L'elicottero è una macchina di Leonardo che è stata immaginata come una vite che per sollevarsi usa la densità dell'aria. La struttura è formata da canne che sostiene un'enorme vela, ad elica di vela, che è formata dal diametro di circa 10 metri. La vela è mossa da 10 uomini che si trovano sulla base della piattaforma centrale e questa macchina inizia a volteggiare puntando sempre in alto. Cioè, l'elicottero è immaginato da Leonardo come se praticamente ha una vite che usa la densità dell'aria per sollevarsi in alto. La sua struttura è formata da canne e queste canne sostengono un'enorme vela, un'enorme vela d'elica. Questa tela è fatta di lino inamidato e il suo diametro e la sua altezza è di circa 10 metri. Praticamente funziona che ci sono quattro uomini sulla base che camminano e fanno muovere le eliche fino a farle sollevare. Quindi questo qua è l'elicottero. Che a giorni nostri è molto migliore, però questo era come lo immaginava Leonardo. La bombarda è una macchina di Leonardo. Okay. Questa macchina al suo interno ha una manovella che secondo l'asse longitudinale e ha al suo interno un punto dentro il suo dispositivo, un punto di concentrazione. Leonardo ha anche progettato dei proiettili esplosivi che in aria si rompevano e cadevano sui nemici. La bombarda è un'arma costituita da una grande bocca di fuoco, ha un'inclinazione che con il supporto della base di sotto riesce a trasmettere delle grandi palle di fuoco o di metallo che arrivano fino all'altra base e lo farebbero scoppiare. Mm-hmm. Ha una trave che sorregge appunto la bomba e viene anche sorretta dal sotto che sorregge la struttura e era un'arma di guerra appunto per lanciare bombe, magari sassi, le cose contro gli avversari. Il paracadute di Leonardo da Vinci serve per salarsi da grandi altezze. È realizzato con una forma piramidale, con una tela grossa senza aperture, che calandosi da grandi altezze riesce a parare i tiri usando la resistenza dell'aria, in modo che un uomo si metta semplicemente questo paracadute addosso e si cala da grandi altezze, in modo senza cadere lo fa atterrare piano il paracadute. Il carro armato è uno dei progetti più conosciuti di Leonardo, è un carro protetto da uno scudo gigante, con una torretta centrale e dei cannoni su tutto il perimetro. È formato, ci sono anche quattro ruote e dentro si può contenere per giù 8 persone. Come vediamo questo carro armato, se il terreno non è buono, quindi ci sono delle buche, il carro armato si fermerà. Il carro armato è una macchina di Leonardo, con al suo interno 8 posti, 4 ruote per muoversi e dei cannoni che possono sparare. Allora, questa macchina è una delle più famose di Leonardo e non va benissimo sullo sterrato. Ha 4 ruote e viene nazionale da 8 soldati al suo interno. La barca a pale di Leonardo da Vinci è un'imbarcazione di sistema di propulsione a modo continuo che aumenta il ritmo e l'efficacia rispetto al tradizionale remo. I manovratori azionano i pedali che trasmettono in modo circolare alle pale laterali. Grazie a un sistema di ingranaggi costituito dalle cinghie e dai pedali.
Oggi la barca a pale assomiglia molto a un pedalò di oggi. Le pale possono fare 50 giri al minuto e possono raggiungere la velocità di 50 miglia all'ora. La draga lagunare è una macchina progettata per rimuovere i depositi di fango che sono situati nei porti e sui letti dei fiumi. È costituita da due barche e una draga centrale che è a forma di cilindro con quattro pale che servono per rimuovere i depositi di fango. L'escavazione è dovuta allo scorrimento del cilindro verticale e la profondità viene regolata con lo scorrimento del cavo umerale del cilindro, sempre in verticale. Questa macchina è stata progettata per levare il fango dai ponti, dai porti e dai letti dei fiumi. Ed è costituita da una draga circolare con quattro braccia. Questa draga ha il compito di scavare con queste quattro braccia, però la profondità dell'escavazione è determinata dal moto del cilindro in mezzo. E questo proprio permette non di muoverlo, ma di togliere i depositi. E questa viene mossa sia con il mezzo, ma anche con un mezzo, che poi viene tirata sempre di più verso la riva. La mitraglia è una delle macchine che sono state inventate apposite per la guerra. Allora, è costituita da cannoni di piccolo calibro, detti scoppietti, e ha un meccanismo che gli impedisce di sbagliare la mira. La struttura è facile da trasportare e garantisce un ampio raggio di azione, riducendo le imprecisioni al minimo. Leonardo aveva inventato una borsa per dire, quindi una macchina che non aveva costruito, ma era un'idea, che aveva invece di poche bocchette, cioè di poche scoppietti, più di 30 scoppietti, quindi di piccoli cannoni. La mitraglia è un'arma costituita da una serie di bocche da fuoco di piccolo calibro, dette scoppietti, montate su un unico affusto con ruote, sul quale dorso si trova un dispositivo a vite che ne regola l'inclinazione. La struttura è facile da trasportare, ricopre un ampio raggio d'azione e riducendo al minimo le precisioni. Leonardo progettò anche un altro oggetto analogo provvisto da vitrese al bocchetto da poco. La catapulta fu inventata da Leonardo ed è un'arma che sfrutta l'azione di un braccio tenuto in tensione da un congegno a doppia balestra. Al rilascio permette di scagliare verso i nemici proiettili costituiti da pietre, legno e liquidi infiammabili. Leonardo dedicò molto tempo allo studio di questo progetto. Nei numerosi disegni si concentrò soprattutto sul meccanismo di ricarica, applicando alla macchina un innovativo sistema autobloccante. Bisogna appunto avere un meccanismo che abbia destra e a molla. Praticamente veniva ricaricata tramite La bicicletta di Leonardo è stata in realtà disegnata da Gian Giacomo Caprotti, studente di Leonardo. La bicicletta è progettata interamente in legno, ha un telaio orizzontale che collega le due ruote di uguali dimensioni, con mozzi e raggi. È provvista di una catena di trasmissione per collegare i pedali alla ruota posteriore. È stato ideato da Leonardo, ma si dice che è un falso e si dice che è stato ideato da Gian Giacomo Caprotti, detto anche Solai. Era un allievo di Leonardo che lavorava nella sua bottega. È fatto interamente di legno e ha un telaio orizzontale che collega le ruote delle stesse dimensioni. Ha anche una catena che collega
il telaio ha le ruote fatte di legno con mozzi e righe fatte interamente di legno. In realtà una macchina teatrale programmabile in grado di spostare e portare scenografia sul palco. Il motore è realizzato da una coppia di molle a spirale contenute sotto il carro, simili a quelle utilizzate nelle macchine del giocattolo dal XIX secolo. Il rudimentale differenziale ne permette di farla sterzare e ne regola la velocità. Inoltre tutto dietro a questa ruota che serve a farla sterzare e poi queste due ruote appunto che servono a farla trasportare veramente. Esattamente, come è costituita? Ci sono queste due gomme che sono a spirale a tamburo che serve proprio per, sono le ruote proprio che fanno diciamo camminare questa automobile e poi ci sta questa dietro proprio che serve a far sterzare e girare la nostra l'automobile che ovviamente poi è stata proprio creata fatto per trasportare oggetti sopra il palco teatrale. È un ponte costruito per scopi militari e si costruisce facilmente con tronchi e anche utilizzato per inaspettate spostamento di tronchi militari. È da un terzo stessa questa terra ferma che permette una rotazione di 90 gradi. La stabilità è assicurata da un contrappeso che equilibra il tronco e il ponte durante la fase di manovra.